3, 2, 1, bene ragazzi, prima di parlare dello sport, e oggi stiamo per parlare di quella volta di 15 maggio, ora c'è un problema per il Real Madrid, i rivali del Barcellona nel Clasico, visto che oggi siamo in tema, è il Clasico, mamma mia, come se Juventus-Torino fosse il derby dell'amore, uguale, quello del Classic, tante rivalità. Prima di cominciare, vorrei ringraziare gli iscritti al canale e spero di continuare questa striscia positiva di iscrizioni. Spero di continuare così. Posso invitare cose del Barcellona, Real Madrid, Milan, chiunque. Fidatevi, io ho un consiglio: se fate YouTube, se siete tifosi juventini come sono io, tranquilli. Su questo non vi potrà togliere niente, nessuno. non può prendere niente, tranquilli. Se siete interisti, fate la stessa cosa. Questa cosa per incoraggiare gli altri, che tiene un canale YouTube, faccia tutto alla regola, come se fossi io come da giovane. Fidatevi. Tranquilli, se volete raggiungere 1.000 iscritti, credeteci, perché come dice il detto, mai dire mai. Direi di cominciare. Ci tornerà nel 2005 che il Real Madrid ha trovato questo giovane calciatore, ovviamente stiamo parlando di Neymar, attuale stella del PSG, che sta cercando in tutti i modi andare via da Parigi, cerca in tutti i modi. Ma questa piccola chicca non la sapevate. Adesso ve la racconto. E allora, il provino per il Neymar Junior andava con Fedele. Questo è un altro modo di dire, ma questo non c'entra niente con la nostra storia. Ovviamente, questa è la maglia dell'ex giocatore del Real Madrid, quindi Cristiano Ronaldo, se non chi, se no. Con chi se no? Però direi di continuare. Piano piano quel provino sta andando per il verso giusto, però all'ingaggio Neymar c'è un problema. Offrivano 60.000 euro. Ma pensando quanto costa Neymar oggi, mamma, quella cifra fa rabbrividire. Ma vabbè, lasciamo perdere, va. E infatti, quello del giocatore disse che quella cifra è pazza, non poteva pagarsi i soldi. Era pure minorenne, tra l'altro. Vabbè dai, non spoiliamo ste cose, non spoileriamo. Poi finisce che con quella trattativa non si fece più nulla, Neymar tornò in Brasile, con un esordio a 16 anni per Santos nel 2006, per poi prendere la strada verso le rivali del Real Madrid. Chi non sapesse il Barcellona, e chi non lo sapesse il Barcellona del Real Madrid anni prima. E le vere e proprie gazze calde. Cioè, se tu deludevi aspettative, quella è una mazzata. Una mazzata. Spero che il video vi sia piaciuto tantissimo. Mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi.